Huawei ha appena presentato P30 e P30 Pro, i suoi nuovi top di gamma, che introducono ulteriori migliorie alla configurazione della fotocamera. Nel P30 Pro infatti abbiamo una triplice fotocamera da 40 più 20 più 8 megapixel, una TOF, quindi una time of flight, un sensore che misura in modo più accurato la profondità di campo, e una camera a struttura periscopica in grado di assicurare uno zoom ottico 5x e uno zoom ibrido fino a 10x, quindi tante novità e non solo nella fotocamera. Ora andiamo a vederne nel dettaglio. Ed eccolo questo P30 Pro col suo display da 6,47 pollici Full HD, risoluzione di 1080x2340 pixel e un piccolo notch a goccia dove si nasconde una fotocamera frontale da 32 megapixel. Nella parte inferiore c'è il cassettino per la SIM, il microfono, l'USB Type-C e lo speaker, la griglia per lo speaker. Non c'è il jack da 3,5 mm che non troverete neanche nella parte superiore del telefono, dove si notano i due passantenna a sinistra e a destra del corpo. Lato destro con il pulsante di accensione, spegnimento, blocco e sblocco pitturato di rosso e il bilanciere per alzare e per abbassare il volume. Mentre sul lato sinistro nessun pulsante, lato sinistro levigato che mostra questo bellissimo display incurvato con una grandissima superficie, le cornici sono veramente veramente sottili. Nella parte posteriore ecco la configurazione della fotocamera. Abbiamo una fotocamera con un obiettivo da standard, da quello centrale da 40 megapixel, un 27 mm, un obiettivo da 20 megapixel ultra wide che è un 16 mm e l'ottica periscopica da 8 megapixel, la vedete, quadrata rispetto alle altre due ottiche, che garantisce un zoom 5x ottico e 10x, uno zoom 10x ibrido. Questo invece è la time of flight, che è il sensore di profondità, che funge da quarto sensore, diciamo, rispetto al pacchetto della fotocamera. Fate conto che con il 10x si arriva a quasi 270 mm di zoom. Queste invece sono le varie modalità che chi usa Huawei già conosce. Vedete la possibilità di fare video, foto. I video tra l'altro hanno una nuova tecnologia di stabilizzazione. Altre modalità, tenete conto che qui si può fare una macro fino a 2,5 mm di distanza con fuoco 2.2. Andiamo a vedere invece il funzionamento di questo straordinario zoom 10x. Ecco, guardate, abbiamo iniziato da 1x, 5x, 10x. Rifacciamolo. Partiamo addirittura dal wide angle, quindi dalla fotocamera più ampia. Andiamo a 1x, vedete i riferimenti in questa stanza, 5x, rapida messa a fuoco dell'obiettivo, e questo è un 10x. Veramente, veramente incredibile. Qui possiamo rifare l'operazione su un'altra immagine e vediamo di zoomare dai 27 mm dell'ultra grandangolare, anzi dal 16 mm dell'ultra grandangolare, passando per i 27 fino ai 125 e 270. Qui invece vediamo una cosa interessante, le gesture. Ci sono delle funzioni che possono essere gestite solo con la mano, quindi la registrazione dello schermo, l'acquisizione dello schermo, la possibilità di dividere lo schermo, di attivarlo e disattivarlo, oppure di disattivare anche la suoneria. La suoneria, adesso lo vedete, si disattiva col classico movimento del telefono verso il tavolo. Processore Kirin 980 con 8 GB di RAM e 128, 256, 512 di ROM, i prezzi in calce al video. È un LTE categoria 21, quindi velocità fino a 1,4 Gbps, IP68 e batteria da 4200 mAh con supercharge a 44 watt, wireless charge e reverse charge. Il telefono è in vendita da oggi nei negozi e nelle catene specializzate. Davvero, non vediamo l'ora di provarlo.